guarda, guarda che bella l'ingresso, guarda che, sì, che spettacolo. Sempre più sporchi queste intro però. Facciamo la pulita, torno indietro, guarda. Vai. Tu inizi con salve. Esatto, come devo iniziare? Vaffanculo. No, senza dire niente. Parti col gioco. Salve, non serve più in questa, in quest'epoca moderna. Gli diciamo almeno che gioco è. Ma penso che l'hanno capito, si vede che è Pinocchio. Cioè, proprio chiaramente lui. Sì, sì, è chiaro. Allora, lui è Pinocchio, ma se avesse tipo un Instagram... Cioè, sto nasino alla francese. Sì, capito, lui è... Ah, posso dirlo? Perché di solito lo dico proprio... Hai lineamenti gentili, lo posso Molto gentili. Bentornati su Lies of P, dai lineamenti gentilissimi. Allora, questo gioco noi l'abbiamo giocato per già un'oretta e mezza, così. Sì, abbiamo battuto il boss tutorial. È un gioco che ci sta prendendo, è un Souls-like a tutti gli effetti, e questo, come potete vedere, è un fatto apposta. Sì. Anche detto falò per gli amici. Questo è lo Stargazer, si lo chiama. Stargazer. Nel quale però è meglio che non facciamo nulla, perché questa, a differenza dei falò, si consumano. O perlomeno questo. Porco disco! Dicevo, perlomeno sì, questo abbiamo capito. Io ancora ho una confusione di tasti. Questi falò, ovviamente, sono collegamenti onirici che ci permettono di spostarci agilmente nella mappa. Quando vi riposate allo Stargazer, tutti i mostri respawnano. Ora, noi siamo un burattino, sì, ma ci spacciamo per umano. Perché questo mondo, spiego la storia in soldoni. Sì, ci spacciamo per umano. Sì, sì. Ci mentiamo. Spacciamo, mentiamo. Pinocchio, essendo un burattino, non potrebbe entrare in alcuni posti, perlomeno all'hotel iniziale, che è il nostro hub di gioco. Guarda che figlio di puttana. Allora, c'è una parata che è questa, ma come vedete mi fa danno. Vedete? Poi c'è la parata perfetta che in realtà non fa niente, non lo sbilancia il nemico, ma... Bravo, perfetta questa parata. Volevo fargli vedere. Fai la parata perfetta che non lo sbilancia, non fai un cazzo con quella, ma non prendi danno. Cerco di fare una parata perfetta, così ti faccio vedere quanto è brutto l'effetto. Porco due! Tu sei bravo, ancora imparato questo. La parata perfetta. Non vedo niente. Stai per morire. Non vedete? Non, lui non lo capisco, ogni parata è perfetta. Questa. Oh, eccola. Però vedete che non conviene, cioè nel senso è rischiosissimo farla. Ma non con i minion perlomeno. Bravo. Con il boss che ho battuto, per esempio, io non ho fatto un botto di parate perfette perché era l'unico modo di rimanergli tra i piedi, perché ogni colpo che prendevo mi sbalzava via. Siamo nel 1008XX. Non sappiamo bene quando né perché, cioè perché lo sappiamo. Però ci sono molte dinamiche che ci hanno ricordato Bloodborne, forse anche un po' lo stile, che è un po' successivo, di qualche decennio successivo, però è più un rinascimentale andante. Guarda che belli gli interni però, come sono curati. Cioè, un posto di merda questo, piccolissimo, però è bello, cioè nel senso sembra di poterci entrare. Ora che sapete, questo è il cane demoniaco. Cane malefico che è molto forte, però vabbè. Che poi che cazzo è venuto in mente di fare un burattino cane così brutto? Cioè io non me lo metterei mai in casa uno di questi. Cago sotto tutte le volte. Non credo che avessero delle pretese, porco due. Quelli che c'hanno il candelabro erano dei maggiordomi, giustamente. Poi ci sono dei poliziotti. Comunque le città erano rese sicure da questi burattini. Porco disco! Sbagliato. Questa invece è... una mossa speciale che ho appena sprecato. Bravo. Noi abbiamo visto solo tre tipologie di... Mannaggia la... Porca puttana, ma mi fai finire di finire un concetto? Ciao. Noi abbiamo visto solo tre tipologie di spade. Il moschetto, la spada e la sciabola. Mario ovviamente va di testa. Porco! Mario va di destrezza, come vedete, molto destrezza. Sì, sì, ho destrato benissimo là. Questo è il nuovo. Bene, volevo vedere se c'era l'attacco in salto. Ma perché non gli facciamo un paio di parry perfetti, per esempio? Così? C'è un sistema di sbilanciamento, tipo adesso. E patasplash. E lo possiamo... Non è morto, però. Però si possono abusare mentre sono a terra. Cellula da lancio, frammento di stella. I frammenti di stella attraverso...
I frammenti di stella, così come i cazzi lunari, servono per potenziare la lama nell'hotel Fabbricone. Abbiamo preso un attributo prostetico che è un po' arrivato da Sekiro, secondo me. Proprio sì. Il braccio è un po' sechiroso. Sì, il braccio può essere pimpato. Porco. Però questo è. Oh, lo spazzacamino burattino, questo è bello. Che è il lanciere in realtà. Ma che figlio di puttana quello col fucile? Rannala. Muori, bastardo. Ma qui si sale ancora. Qui invece c'era un oggetto da prendere. Comunque a me dietro hai lasciato un oggetto. A me piace molto la. Porca della madosca! Poi ci sono queste cose che non vi ricordano per niente un certo gioco. No, no, per nulla cattive. Cammini sul cornicione, ce n'è un altro. Non su quel cornicione, non su quel cornicione. Era proprio chiaro come la morte. Quello è l'unico cornicione. No, l'altro è una passerella. No, sull'altro cornicione. Quale? È quello che hai sorpassato. Appena esci a destra. La passerella. Da quell'altra parte, come ti dicevo, dalla finestra, dovresti andare là, sul cornicione. Per prendere abrasivo un... dell'assalto elettrico. Ok, allora, queste sono delle particolari robe che tu le premi e loro poi ti danno, cioè nel senso, vi faccio vedere che è meglio. Tipo allima la lama. Però ci sono alcune lime di queste qui che sono monouso e sono praticamente buff. Assalto elettrico vuol dire che ti buffa l'arma con l'elettricità. Occhio a quello, quello. Occhio a quello, ma. Ecco, quello è quello abrasivo che hai preso. È un lanciabile. Io come lo tolgo di mezzo quello? Minchia. Volevo schivare. La cosa bella è che ti dice pure gli ergo che. Vaffanculo, mica. Gli occhiali. Gli ergo che hai perso. Passa un sacco di ergo. Porta la gonna! Porta la gonna! Comunque ragazzi, il gioco adesso sta giocando in modalità performance. Noi l'abbiamo provato anche in grafica, ma non vale assolutamente la pena. No, anche perché così è molto godurioso. No, così è molto giocabile. Proprio Dark Souls. È molto molto complessa la mappa. Cioè qui adesso noi stiamo salendo, ma c'è anche tutto un piano di sottarcia puttana. Attento. Beh, c'è di buono che questi si fanno secchi subito, quindi. Sì, però vabbè, come in ogni Souls che si rispetti, il problema è il loro numero e il positioning dei nemici che è puttano. Se sei attento nella gestione della mappa qui. Oh cazzo! È bella perché tu puoi fare gli assalti ai nemici. C'è qualche lanciabile. Se fossimo usciti da qua ci avrebbe attaccato di nascosto quell'altro nemico. Dall'alto, dici. Sì. Invece noi dall'alto gli abbiamo fatto scherzone. Tu pensi? No. Io ci proverei a farlo da sé. Oh porca puttana. Io credo che tutti i burattini poi sono contestualizzati perché avevano delle funzioni molto specifiche. Questo, tranne per esempio, questo rompeva i coglioni. Occhio se mi morì. Buttagli una bottiglia di qualcosa. Una botta. Bravo. Buono. Oh. Io vorrei vedere. Ah, il mercante è buono. Vorrei capire se si possono menare i mercanti, però. Vediamo cosa. Un braccio prostetico, 1200, ce la fai? Sì, potremmo provarla. Prova. Che cosa fa? Proviamola. È bella, però mi sembra alquanto inutile. Mi sa di una finta possibilità di. No, semplicemente sei uscito da una parte in cui lui. Ah? Te l'avevo detto. Mi ha sbattuto l'arma! Mi ha sbattuto l'arma sul muro. Cazzo. Allora, è un'arma bella, potente, fa un sacco male, ma
sua madre fa più male di quest'arma. Com'è? Non fai lo splendido, mo? Due botte, no? No, è forte la mazza. Porca puttana, però, negli spazi stretti non serve una sega. Mi aspettavo una cosa più raffinata, sai. Ah, ecco. Percepisco qualcosa di strano. Accidenti, una farfalla. Però è rossa. Perché l'ergo reagisce così? Se vuoi verificare posso prendere il controllo. Il controllo. Il nostro grillo parlante è anche un hacker. Quando il personaggio è vicino alla farfalla nascosta, questa apparirà. Dopo un certo periodo di tempo la farfalla sparirà in un'altra dimensione. Uccidila per ottenere... Ah, pure le lucertole. A me mi sembra tanto di... Oh, là ci sta qualcuno. C'è qualcuno. Mi sembra tanto di scam quella, no? Sì, sicuramente è un mega scam, però noi cerchiamo lo scam. A meno che non è come in Bloodborne che puoi bussare finestre. Infatti. Gentile ragazzo, posso chiederti un favore? La mia famiglia ha preso mia figlia e mi ha mandata qui. Hanno detto che era per il mio bene, ma sono stati comunque senza cuore. Una bambina deve stare con sua madre. Per favore, vai al municipio di Krat e portami... Perché al municipio? La troverò. Poi perché la sua famiglia l'ha portata al municipio? Perché probabilmente non volevano che avesse il morbo pure la bambina, no? Questo per esempio è uno sbirro magistrale. E questo esplode in mille pezzi. Occhio. Occhio, non fa splendido, recupera. Voglio provarci. Recupera, X. Stai per morire, sei morto. Ah no, non si muore. Stai per morire comunque. Questo è un nemico temibile. Temibile, ma adesso gli facciamo il lavoro. Però forse spalle, è meglio che usi lo stocco con lui, dai. Potrebbe essere un'idea. Anche perché lo stocco l'abbiamo anche potenziato. A livello 1. Porca troia. Quando è elettrificato continui a fargli danno elettrico. Quella cosa che mi ha fatto adesso era un attacco rosso. Cioè non può essere parato. Devi fargli o la parata perfetta o devi scappare. Porca devi puttana. Devi fare le solite cose che si attacchi. Fanno nei Souls. Ti devi, come dicevi tu all'inizio, rompere il cazzo. Bravo. Da. Però lui si inventa cose nuove, vedi. A questo punto se mi devo cagare il cazzo me lo rompo. Adesso non l'hai elettrificato, adesso no, nemmeno adesso, non è elettrificato. Forse io devo fargli quello più impegnativo. Ah, cazzo però. Faccio prima. Uno, due ne fa. No, no. Dai, no, merda. No, sta andando bene. E infatti mi stavo proprio annoiando. Vuoi provare? Sì, provo a morire. Questa splendida emozione. Bravo. Bravo, ma uno. Ah, a meno che non abbia ripreso proprio da Sekiro questa parte qua. Più parate gli fai, più si sbilancia. È probabile perché il primo boss l'ho battuto solo di parate perfette. No. No, 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 no. Ah, ti ho sbloccato un... Hai aperto lo shortcut. Minchia, 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 mi stanno torturando, papà. Scappa. Mo proprio. La Madonnina pianto. Chi è questo? Perché stai è sempre cazzando? Lui che è diventato rosso. Voi vedete dove si passava? Così almeno sappiamo dove stiamo passando. Ma questa è pomata zona. Non ci siamo mai venuti qua. Sì, bordello. Ma conviene che torno di là almeno se muoio. Sì, ma perché ti devi fermare? Come cazzo fa? Io lo sto guardando per capire, ma no. Ma perché non gli ho interrompo? Almeno l'attacco, visto che è una cosa che posso fare una volta all'anno. Uno, due. Nicola ha appena fatto una mossa speciale, ma non... Porto io. È possibile che ci dobbiamo bloccare per sto tizio? No, fallo fa.
carta prendendo le distanze. E questa è la strategia, devi rompi coglione. Quando gli stai sotto poi comincia a fare le doppie. Una volta che ho fatto una cosa diversa. Occhio. Lo freghi pure con... Occhio. Ah ah ah. Ah, cazzo, cazzo. Buono, buono. Vai, 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 vai. No, 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 quello pesante. Ok, cazzo, okay. Sto a caga sotto. Oh, oh, non è morto, non è morto. Bravo. Testa del manganello di polizia di Krat. Testa di polizia del cazzo che lo frega. Ah, fai la mossa del tizio. È proprio l'arma del tizio con la stessa mossa. È simpatico se prendi il moveset dei mid. Sì. A fondo non si può parare. Cioè si può parare però. Ti fa male. Porco. No. Dio. Vabbè dai, tanto quello non ci sta più. Ha parato. Figlio di una... Però ti blocca proprio quella mossa là, eh. Però è molto forte. Fa molto male. Questa non è che ti porta su? Probabile, un ascensore. No, che ti porta su allo Stargazer. Che adesso l'hai sistemato. Ah, è vero, l'ascensore di sotto. Ah, è un mega shortcut. È un mega shortcut. Vai a usare questi 3000 eghi di sangue d'anime ergo. Ed ecco Sofia, Sofia Loren, la nostra fatina. Gina Lollobrigida. Che è uguale a tizio in rosso. Tanto. Vitalità 13, vigore di più. Ah, togliamo un po' di vitalità e ci mettiamo la forza motrice, perché ci aumenta un attimino l'attacco fisico. Allora, diciamo che abbiamo sbloccato diversi shortcut, uno dei quali non ho capito bene che utilità aveva. Ma secondo me questa città non abbiamo ancora iniziato a vederla. Però mi piace come sta organizzata la città, è bella perché effettivamente non sono lontani i falò. Ah, addirittura doppio spadone. Bella. Bam! No! Che... Gli ho spezzato la lama. Se gli fai il parry a questi spezzi la lama. Molto carino. Tutti i burattini saranno... Madonna, c'è pure il ponte. Mo se c'è un su, cane su. Mocio Vileda che non si vede un cazzo è proprio Bloodborne. Sai com'è? È tipo quando vuoi il Rolex ma non c'è soldi per comprarti il Rolex e così ti compri la marca che ha fatto l'omaggio. Sei il loro creatore, praticamente il loro padre. Tu e gli alchimisti i vostri complotti, dimmi la verità. Che vuoi? Sono qui per il vecchio. Ah, c'è Geppetto qua dentro? Aspetta, ti conosco, o meglio, so cosa sei. Sei il burattino del diavolo. La Madonna. Ma così dobbiamo fare? Ma veramente? È un boss. È un boss. Ma guarda che hai capito una cosa che secondo me è importantissima. Attendo però. Da dietro lo puoi stabbare. Non è vero. Però c'è il... Ci ho provato 15 volte e non me lo fa. Ah, forse perché non puoi farlo con questo, è un bastone. Infatti. Però non gli togli un cazzo. Porca troia. Sta attento. Bello però, mi piace un sacco l'asinello fatto così. Ma aspettavo che fosse nostro amico l'asinello. Io userei la carica, così ti ricarichi. Bella. Ho fatto due parate di quelle. Forse nelle parate perfette ci avrei messo che ti ricarica il cazzo spruzzo.
Minchia quanto carica lo stab. Ma come rolla. No, 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 Gesù Cristo. No! Allora, fa veramente cacare il lock. Cioè, va, gli va davanti alla spada a volte. Ricordati... Guarda, occhio, che non si sbilancia mai, allucinante. Ricordati il braccio prostatico. No. Gli faccio un cazzo. Queste lente, madonna, non le riesco mai a capire. Vuoi provare l'asino? Ma a me mi mena fruttissimo questo. Uè, asinello! Asinello, asinello, un papporco o due! Oh no, ce l'ho! Bravo! Ti stabbo in culo! Pure? Io me ne vado. Ciao, ciao, ciao! Porto io! Uno, due... Porto... Troia di tua mamma, mi devo ricaricare! Però si può fare. Voglio provare con questo, perché questo stabba. Ah, gli toglie un botto di più questo, Però è lento. Prova a stabba. Non l'ho sbilanciato. No, non si sbilancia. Non vedo quanto rolla velocemente. Questo si fa male. Senza. Basta. Senza. No! Pensavo di avergliela fatto a stabba, ti dico la verità. Madonna, sei stato folle. No! No! Vabbè. Va bene, ragazzi. Abbiamo giocato a Life of P. Ci sono delle cazzatine che potevano correggere per farlo anche godibile per me, che non sono un solista convinto. Allora, a me piace al 75%. Sì, cioè, senso quel 10% in più potevano lavorarci sui moveset. Ci vedo la malizia io. Cioè, proprio la volontà non di fare un buon gioco, ma di far parlare di quanto è tosto. Un po' come fanno tutti i Souls. Esatto.